abbiamo celebrato nella fede per Cristo nostro Signore. Prima di ricevere la benedizione sull'assemblea e benedire il Padre che sarà distribuito per tutti, abbiamo ricevuto due voti questa sera, che lo vogliamo condividere con voi. Sono le persone che hanno offerto il pane fresco a Sant'Antonio, lo portiamo specialmente se c'è qualche ammalato nelle nostre case. Voglio ricordarvi che domani è l'ultimo giorno della tredicina. Per chi partecipa alla messa delle 6:30 al mattino, anticipiamo di 10 minuti, quindi 6:15 inizieremo con tutto il canto della tredicina. Vi ricordo che alle 10:30 c'è il sindaco che offre il cielo votivo, la tradizionale offerta del cielo votivo a nome Carlo, celebrerà la messa alle 17:30 domani pomeriggio. Mentre il 13, giorno di Sant'Antonio, sempre Padre Carlo, alle 17:30 la messa per i bambini, subito dopo la benedizione. Ecco, abbiamo avuto quest'anno, Padre Carlo, la prenotazione di 3.500 bambini per la medaglietta di San Michele Arcangelo con un piccolo crocifisso che consegneremo quel giorno. Come devoti di Sant'Antonio, il dovere della carità e della solidarietà, soprattutto con i più sfortunati e più bisognosi del mondo. Sii benedetto Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, nel pane quotidiano tu ci doni un segno della tua bontà, e la di tutti i tuoi figli, che abitano in ogni parte della terra, il cibo necessario per il nutrimento del corpo e la tua parola di vita eterna. Per Cristo nostro Signore.